Con un 2% annuo, l'interesse composto, i chicchi di riso, almeno 20.000, dai, vediamo. Ah! Ciao, sono Simo e sul mio canale vi parlo di come si muovono millennials nel mondo di oggi. Se vi state chiedendo se anche voi siete un millennials, vi basti sapere che sono le persone nate tra gli anni 80 e la fine dei 90. Io dove mi trovo? Beh, finché non raggiungo i 40 anni dirò solo che ho superato i 30. Di che cosa parliamo in questo video? Beh, online vedo un sacco di persone di 20 anni che già investono in praticamente qualsiasi cosa. Quindi a un certo punto mi è venuto spontaneo chiedermi: non sarà troppo tardi? Va bene aver messo dei soldi nelle mie imprese, ma per tutti gli altri è normale non averli investiti? Scopriamolo! Ciao e bentornati sul mio canale, dove vi mostro che cavolo combina un millennial che si è creato il suo lavoro e che ora ha un po' di tempo libero per sperimentare. Forse qui era meglio dire e che ora ha un po' di soldi da investire. Ci arriviamo, dai! Come forse avete visto dai miei ultimi video, mi sono avvicinato al minimalismo. Quindi ho deciso di soppesare ogni spesa. Ora voglio iniziare con voi questo video facendo un calcolo semplice. Prendete la cifra che guadagnate ogni mese e poi moltiplicatela per 12. Ad esempio, 1.500 euro per 12 mensilità uguale 18.000, che in 12 anni ad esempio di lavoro sono 216.000. Ora, a questa cifra togliete quella che avete attualmente sul conto corrente e poi chiediamoci tutti insieme: dove sono finiti questi soldi? Beh, affitto, viaggi, vestiti. Sì, ma pensavo di stare attento, poi compro solo coi saldi. Ma visto che viviamo nell'epoca delle citazioni, allora non è mai troppo tardi, come disse qualche persona banale. Ora, io non voglio far passare il messaggio che basti una ricerchina su Google per diventare esperti di una materia tra le più complesse come quella finanziaria. Io leggo, mi informo, guardo video e partecipo a qualche evento dedicato, ma è tutta teoria. Mi è sempre mancata la pratica. Quindi, perché questo video? Perché penso che in molti siano nella mia condizione. Cioè, non hanno tempo di iscriversi a economia in università, ma hanno passato o comunque sono intorno alla fatidica cifra, quella che cambia tutto. Tutti a dire di iniziare da giovani a metterli a... E tutti lo dicono mentre sono giovani. Mamma che ansia! Quest'ansia deriva anche da quello che tutti dicono sia un treno da prendere da giovani, quello dell'interesse composto. La leggenda vuole che migliaia di anni fa un imperatore indiano, incantato dagli scacchi, decise di ricompensare il contadino che aveva inventato il gioco. «Scegli ciò che vuoi», disse l'imperatore al giovane contadino. La risposta del contadino scioccò il re. «Sono un uomo semplice e di pochi desideri», disse il paraculo con mezzo sorrisino. «Vorrei ricevere un chicco di riso per il primo quadrato della scacchiera, due per il secondo, quattro per il terzo e così via». Il ricco imperatore considerò irrilevante questa richiesta e ordinò subito al suo tesoriere di assecondare il desiderio del contadino. Il tesoriere impiegò una settimana intera soltanto per calcolare la quantità di riso necessaria per la ricompensa. Un chicco di riso che raddoppia 64 volte di fila, i quadrati di una scacchiera, genera 9 miliardi di milioni... Vabbè, non so neanche pronunciarlo, magari ve lo lascio scorrere qui. Alla fine si accorse che non poteva onorare il suo debito verso il contadino. A questa storiella aggiungeteci che Warren Buffett, uno tra gli uomini più ricchi del mondo, iniziò a investire a tipo 14 anni. Quindi l'interesse composto si basa su una funzione esponenziale e l'orizzonte temporale gioca un ruolo chiave per il risultato dell'investimento. Ma quanto fondamentale? Allora, andiamo su questo simulatore e facciamo un test reale. Mettiamo il caso di aver investito i 1000 euro ricevuti dalla nonna per i nostri 18 anni e poi aver aggiunto 100 euro al mese per 10 anni. I tassi oggi sono 0 per i conti correnti, 1% lordo per i conti deposito, ma comunque, visti gli anni passati, con molto ottimismo qui mettiamo un bel 2%. Ora, se 10 anni fa non avessimo investito i 1000 euro più i 12.000 euro in 10 anni, oggi ne avremmo semplicemente 13. Con un 2% annuo, l'interesse composto, i chicchi di riso, dai il doppio no
almeno 20.000, dai, vediamo. 14.350. Ah, avrei 1.350 euro in più in 10 anni. Ma allora non abbiamo perso chissà quale treno. Siamo in tempo. Quindi cosa potrei portarvi? Trading o investing? Aspettate, ho un ricordo. Il trading o lo si fa seriamente e allora può portare ad avere degli ottimi risultati in termini economici, altrimenti può portare solo disastri. Ok, lasciamo stare il trading, parliamo di investing, sono due cose completamente diverse. Allora, io ho deciso di fare un PAC, piano di accumulo del capitale. Praticamente ogni mese viene investita una cifra in automatico su qualcosa che abbiamo scelto noi. Ad esempio, decido di investire in Apple, ogni primo giorno del mese la banca comprerà tot azioni Apple, in base alla cifra che ho deciso di destinare all'operazione. Fine. Io in particolare cosa ho scelto per questi miei PAC e perché? Ve lo dirò nel primo video della serie Gli investimenti di un millennial, che usciranno ogni mese. Quindi neanche te lo dico, dai, sarai tu a iscriverti al canale, attivare la campanella, eccetera. Quindi iniziamo a mettere via un po' di riso e al prossimo video.